di un messaggio di Maria Regina della Pace che ha dato l'ottobre 2017. Mi rifaccio a lei perché posso dirlo, la Chiesa crede nei suoi, perché è vero, le prime apparizioni sono state riconosciute. E attaccata alla parola di Dio mette il messaggio di mia madre, di tua madre. Chi meglio di lei può aiutarti a capire chi sei e qual è la meta che devi seguire, perché quando lui ti chiama tu sia pronto per una gioia senza fine, perché nella vita interiore abbiamo. E Riccardo l'ha curata ed era sempre preoccupato che non fosse in regola dopo tutto quanto della sua carità. Quell'uomo che ha lasciato come segno anche la famiglia, la carità. Cari figli, io vi parlo come madre, con parole semplici, ma colme di tanto amore e sollecitudine per i miei figli, che per mezzo di mio figlio sono affidati a me, Giovanni 19. Donna, ecco tuo figlio, figlio, ecco tuo amore. Ma voi ci credete nella parola di Dio? Ma voi ci credete che abbiamo accolto Gesù, l'abbiamo ricevuto, che Lui è vivo, il corpo, sangue, anima e divinità? Ma voi ci credete che Lui vive in noi? Chiedetevelo, curatevi, perché tutto quello che fate, lo fate alla sua presenza. E chi è condannato già da questa vita terrena, Lui non condanna nessuno. Lui ti ha dato la vita e la libertà e ti ha dato un figlio e ti ha affidato sua madre, a una donna che da 42 anni ogni giorno scende per visitare i nostri cuori e benedire la nostra vita. Non è la Madonna, è tua madre e mia madre. Altro discorso, altro dialogo. Ma tu ci credi? Riccardo ha avuto fede. Un uomo di grande fede, la famiglia è una famiglia di grande fede, se no non saremmo qua a testimoniare. Mio figlio, invece, che viene dall'Eterno presente, lui gli parla con parole di vita e segni in amore nei cuori aperti. Tu sei aperto, consapevole che Dio esiste e che respira in te, e se tu vivi perché Lui vive in te, prendi coscienza di che sei il tempo, svegliati tu che dormi, dice la Sacra Scrittura, e Cristo ti illuminerà. Perciò vi prego, apostoli del mio amore, abbiate il cuore aperto, sempre disposti alla misericordia e al perdono. Come disse quella giovane, bene, io ti perdono 70 volte 7, ma tu cambi però. Tu non puoi commettere gli stessi errori, perché Dio non gioca con noi e Gesù non ha giocato con noi. Pensate come ti siamo ridotti se non ci fosse Medjugorje. Dio ha deciso di chiamare l'umanità in un angolo della terra dove non c'era niente, non c'è niente per vedere, c'è solo una grazia da vedere, la tua conversione, il tuo cambiamento di vita, perché Dio esiste, Dio c'è e tu lo vivi. Perdonate sempre il prossimo secondo il mio figlio, perché così la pace sarà in voi. Chiede la pace, se non si prega in famiglia non c'è pace, perché siamo distratti dal mondo, che il mondo ti propone tante cose ma non ti dà la vita eterna, perché lui stesso è stato condannato. Ma una parola nel Vangelo di Giovanni che mi ricorda: non dimenticate perché io ho vinto il mondo. Il trionfo arriva, però quando arriva ci devono essere meno anime possibili che si siano perse.
perché il nemico vuole distruggere l'umanità e la Chiesa. E ve lo leggo perché lei l'ha detto nel 91, ma a noi non interessa. Dio manda una donna di nome Maria e tua madre, a te non ti interessa cosa ti viene a raccontare, a richiamare. Sei tosto, sei sordo, sei superbo, sei un bello orgoglio, ma tu per tu, con lui un giorno, dovrai andarci. Ma ricordati che ti ho detto che di amore, di pace, di gioia, di luce, di verità, di forza, di tutto. E l'abbiamo in noi, respira in noi, e noi non lo consideriamo con le parole, con le azioni. Dimentichiamo. No. Ogni parola deve essere bilanciata su una bilancia, perché il vostro parlare sia sì sì, no no, tutto il resto viene dal maligno. Voglio continuare questo messaggio così bello, perché vedo la vita di Riccardo, di Marilina, della sua famiglia e anche di Fra Michele. Siamo qua per questo, voglio dare gloria a Dio per questa famiglia e per questo dono, di esempio, che Dio, anche attraverso il dolore, ha saputo perseverare, hanno saputo. E la speranza non li ha delusi. Figli, preoccupatevi della vostra anima, perché essa è l'unica realtà che vi appartiene davvero. L'unica cosa che ci appartiene è la nostra anima. Fuori di quello non ci appartiene nulla. Meditate. Non ci appartiene nulla. Non siamo padroni. Chi di voi può allungare una ora sulla sua vita? Lo dice a Matteo 6,24. Nessuno può allungare una ora sulla sua vita. Solo Dio. E l'unica cosa che ci appartiene è l'anima, la nostra vita eterna. State dimenticando l'importanza della famiglia. La famiglia non dovrebbe essere luogo di sofferenza e dolore, ma luogo di comprensione e tenerezza. Pensate, due fidanzati, ma sono consapevoli che danno vita a una nuova generazione, cognomi diversi che si uniscono. Il concepimento della donna riceve il sangue dell'uomo, quel seme, capite? Ma noi non ci arriviamo perché non ci interessa. Allora, ti devi interessare chi sei, da dove vieni, qual è la meta, perché Dio te ne chiederà conto. Abbiamo il nostro subconscio, diceva Padre Zacco, che registra tutta la tua vita. Non è Dio che ti condanna, lo sai, ma quando vedrai tutta la tua vita e vedrai quello che hai fatto, la luce e le tenebre, sarai tu che dici e chiedi perdono se vuoi almeno salvarti per essere purificato là, nel basso purgatorio. E se hai dato testimonianza, ringrazia Dio che c'è chi prega per te. Ma se te non dai testimonianza, quanti secoli rimani là? Perché non hai più un corpo, non puoi più chiedere perdono a confessarti, non puoi più pregare come puoi fare un fine stasera alla Santa Messa, perché non esisti più, non hai più, esisti ma nel piano di Dio là. E che ne hai fatto della tua vita terrena, qui in terra? Ve lo farà questa domanda e ricordatevi di quello che vi dico. Ho quasi finito. Lo rileggo, figli miei, preoccupatevi della vostra anima, perché essa è l'unica realtà che vi appartiene davvero, quella che registra tutta la nostra vita. Dice tutto. E lo vedremo come un film. E ce ne sono testimonianze che lo fanno. State dimenticando l'importanza della famiglia.
La famiglia non dovrebbe essere luogo di sofferenza e dolore, ma luogo di comprensione e tenerezza. Le famiglie che cercano di vivere secondo mio figlio vivono nell'amore reciproco e sono vigilanti, attenti a custodire la loro anima, la loro vita, come uomini, donne, sposi e spose e figli. Perché se non li custodite voi nella vita interiore, chi li custodisce? Fin da quando era piccolo Gesù, mio figlio mi diceva che tutti gli uomini sono per lui dei fratelli. Perciò ricordate, apostoli del mio amore, che tutte le persone che incontrate sono per voi la vostra famiglia, dei fratelli secondo il mio figlio. E io sono qua per questo, perché vi sento mia famiglia. Siamo figli di Dio e ci dobbiamo aiutare quando ci addormentiamo, diventiamo tiepidi e perdiamo la vita. Dobbiamo aiutarci su questa vita terrena. Dobbiamo amarci, ma dobbiamo pregare. Dobbiamo essere dono di Dio per il prossimo. E prima la famiglia essere dono. Dono per il marito, dono per la moglie, dono per i figli e i figli dono per voi. Fidanzati, ragazzi, giovani, non giocate. La virginità è importante. Perciò ricordate, apostoli del mio amore, che tutte le persone che incontrate sono per voi la vostra famiglia, dei fratelli secondo il mio figlio. Figli miei, non perdete tempo, pensando al futuro e preoccupandovi. Diceva, andavano a Padre Zaffere, ma la Madonna dice, quello dice, fa attenzione che stanotte non ti venga a chiedere il conto. Vuol dire che chi li porti a casa, chi di noi può firmare un documento che domattina siamo tutti in vita? Nessuno. Dico giusto, dico sbagliato. Allora abbandono a Dio, nella certezza che se io lo seguo, Lui mi guiderà alla meta, perché Lui è misericordia. Mi dice che Gesù sulla croce ha pagato tutti i miei peccati, ma io devo smettere. Io ti aiuto, ma tu devi cambiare. Io ti perdono, ma portami il frutto del perdono. E vi dirò un'altra cosa. Quante volte ricorriamo a benedizioni, grazie a Dio che abbiamo ancora i sacerdoti che ci benedicono. Ma voi avete capito che senza i sacerdoti noi non possiamo avere né la soluzione dei peccati, il perdono, la misericordia, e non possiamo avere la vita eterna dentro di noi, la Santa Eucaristia. Guardate che al termine della Santa Eucaristia, vi voglio dire una cosa, nel compimento eucaristico la Santissima Trinità è venuta ad abitare dentro di noi, ma voi siete coscienti che Dio, Padre, Figlio e Spirito Santo, attraverso quella Santa Eucaristia, 385 miracoli eucaristici nel mondo, Lui è veramente vivo. Ma ci credete? Svegliatevi. Siete nei miei fratelli, abbiamo tutto, abbiamo una Chiesa che ci guida. Ci sono tante famiglie che vanno male, anche quelle che vanno bene. Sì. Allora voglio finire. Allora noi siamo chiamati ad essere testimoni di un tempo come mai un ragazzo così grande mai è stato Dio vicino al suo popolo come in questo tempo. Ricordatevelo. Mai Dio è stato così vicino a noi come in questo tempo. Padre Zacco quante volte l'ha detto. Da 42 anni e 3 mesi i cieli sono spaccati in due. Maria scende come madre per visitare il tuo cuore e curare la tua vita.
e ogni mese ti dice un messaggio di quello che devi fare. Ciò che sta venendo lo ha detto a gennaio del 91. Concludo con questo messaggio. Ma se non si prega, non si sta in ginocchio. Guardate, ci siamo dentro a piedi pari. Cari figli, oggi come mai prima vi invito alla preghiera, che la vostra preghiera sia preghiera per la pace. Satana è forte e desidera distruggere non solo la vita umana, ma anche la natura e il pianeta su cui vivete. Perciò, cari figli, pregate per poter essere protetti attraverso la preghiera con la benedizione della pace di Dio. Dio mi ha mandato tra voi per aiutarvi. Se volete, afferrate il rosario. Già solo il rosario può fare miracoli nel mondo e nella vostra vita, nelle nostre famiglie. Io vi benedico, rimango con voi finché Dio lo vuole. Grazie perché non tradirete la mia presenza qui. Grazie per la vostra risposta, che serve al bene e alla pace. Grazie per aver risposto alla mia chiamata. La Bibbia, ogni famiglia dovrebbe avere la Bibbia e questi messaggi, perché riscopriamo quanto Dio è amore e quanto Dio ti dice io sono pace. Figli, accoglietevi nella sua vita, nella vostra vita, e fate vivere in voi il dono dello Spirito Santo. Dal santo battesimo in cui Dio vi ha dato come caparra del paradiso, grazie alla nostra amata Chiesa. Se volete dire questo.